momento inquadrato il vicepresidente di Unione Nazionale Vittime, Alessandro Continiello, l'avvocato Alessandro Continiello. Ciao Alessandro, non sei potuto essere presente, ma alla fine come ci sei sempre, insomma. Sì, buonasera a tutti, ciao Valentina, saluti alla senatrice Fiti Minasi e a tutti voi, in primis anche a Sergio, lo ringrazio sempre. E se posso prendere la parola per un secondo, Valentina, in verità ci serve poco da dire, come dico nei latini, et deo satis, dopo che ha parlato la senatrice Fiti Minasi, perché io mi associo in toto a quello che ha detto lei. Quello che mi ha colpito effettivamente in tutto il suo discorso lineare, quel Pierre Rouge che ha dato il suo discorso e che credo che poi un po' noi tutti, è il fatto che purtroppo utilizzerò questa verba solo in questo momento, ma è fisiologico, ci sarà sempre purtroppo davanti a tutto quello che dico, la violenza appunto ha una connotazione né sociale né culturale e è, come ha detto lei, effettivamente è quello che va a connotare questa particolare tematica. E proprio per questo motivo noi colunari, tutti noi colunari, la stiamo affrontando nelle varie sfaccettature, quindi dandogli una visione, abbiamo un sistema proprio per far comprendere come possa la nostra Presidente Paladelli, che ci sempre toccare tutti potrebbe naturalmente toccarci in ogni situazione. Quello che aggiungo io è che effettivamente ha toccato molti di noi ed è un problema effettivamente la perpetrazione di cui della violenza, quindi con le varie connotazioni e sfaccettature, potrebbe toccare noi nella quotidianità naturalmente. Noi fisiologicamente ci soffermiamo su alcuni punti, su alcune riverbero di quello che è il concetto della violenza, l'abbiamo reso drammatico tramite Sergio anche sotto il profilo, oso dire illustrativo, anche se sminuisce naturalmente il lavoro che ha fatto, però nel senso di arte figurativa, proprio per cercare di far comprendere come possa rappresentarci tutti. È un po', come si suole dire, l'altra faccia della luna, sostanzialmente, o per chi professa o comunque ha conoscenze del taoismo, se si vuole dire, non voglio frequentare, però dove c'è il bene c'è il male. Quindi noi stiamo affrontando il lato scuro della vita, il lato scuro del male e quindi la violenza sotto un'ottica molto più ampia, in questo caso figurativa, per far comprendere proprio come possa farci. Questo sarebbe il preambolo a quello che io volevo dire. Ecco Alessandro, però stiamo facendo questa magnifica mostra che sta girando tutta Italia grazie appunto all'opera del nostro artista visivo Sergio Brambilasca. Poi Unione Nazionale Vittime è anche attività istituzionale e tu sei proprio uno dei protagonisti di, lo possiamo dire, cosa sta succedendo col Ministero della Giustizia. Un accenno, senza spoilerare troppo. Esatto, secondo me non si può spoilerare, però diciamo che Unione Nazionale Vittime, tramite in questo caso io e l'autorevole collega importante, per fare un nome naturalmente dare merito, in questo specifico caso stiamo collaborando per la proposta di riforma che abbiamo presentato di una particolare articolo del codice penale che coinvolge proprio tutti, purtroppo, o che potrebbe coinvolgere proprio tutti, proprio per far comprendere come detto te, non spoileriamo, però come ci si possa difendere legittimamente dalla violenza. Questo sarebbe il senso, perché sostanzialmente qual è il problema? È che molte volte, e questo vale per assumere insieme sotto profilo di divulgazione, intendo, giornalistico, anche di narrazione, che è un termine che è molto usato in questo momento, sapete, è consumato quasi come termine. Comunque si suole guardare sempre l'autore che ha creato. Perché? Perché è pruriginosa la circostanza, perché forse la nostra mente, ha desiderio inconsciamente di conoscere chi ha perpetrato la violenza. Però ricordiamoci che, come ho detto prima, l'altra faccia della luna, vale anche in questo caso, c'è un soggetto, una persona offesa a termine giuridico, che naturalmente lo subisce. E esistono degli strumenti affinché questa persona che involontariamente subisce una violenza o subisca una violenza possa in un certo senso difendersi. Ecco, l'Unione Nazionale Vittime, tramite sommessamente la mia persona e altri colleghi, si interfaccia con l'istituzione anche tramite il grandissimo lavoro della senatrice Fiti Minasi, che è sempre
secondo me è sempre presente, nel cercare di apportare delle modifiche, la senatrice ha citato il codice rosso, cioè apportare modifiche legislative proprio per tutelare le vittime. Quindi l'altra faccia della luna, quello che viene meno considerato proprio per i motivi testé elencati. Grazie Alessandro, noi procediamo.